Ci sono invece sistemi operativi, modelli organizzativi che ci possono consentire di cogliere la sfida dell'economia civile, che è una sfida generativa, ce lo siamo detti per 2 giorni, in maniera positiva. E Antonio Di Stefano è il fondatore di People Rise. Chiudiamo questo pomeriggio di incontro guardando un po' con un segno di speranza, ecco, su quello che poi concretamente si può provare a costruire insieme. No, lo dico perché se andate sul sito di People Rise scoprirete che è un soggetto, un'impresa, che si caratterizza come un catalizzatore per sviluppare processi e modelli trasformativi. Ecco, dalla vostra esperienza e per quello che voi state facendo oggi in Italia, quali sono questi suggerimenti che possono rendere vitali ed agili le nuove organizzazioni e quali gli ostacoli? Grazie, buonasera a tutti e grazie ad Alberto Zambolin di avermi coinvolto e grazie perché ogni tanto i siti servono a questo punto, quindi grazie. Beh, io devo dire che prima di introdurre il mio intervento sono profondamente commosso rispetto a 2 momenti epici della giornata. Questa mattina il professor Zamagni, quando ha parlato di quella 34ª pagina di quel libro che io mi ero dimenticato, in cui l'uomo è visto come bovino o come gorilla ammaestrato. Io ho avuto quasi le lacrime quando ho sentito questa cosa perché è tremendo. E dopo mi trovo per destino su questo palco con lui che parla della situazione animalesca in cui facciamo vivere e accettiamo che le persone attorno a noi vivano. È tremendo, veramente, è tremendo. E quindi volevo condividere questo momento di emozione, non positiva, che provo dentro di me. Altre 2 cose mi hanno colpito oggi, questo tema della etica ed epica, e questo tema dell'utopia che io ho provato a trasformare in sogno chiaro, sogno visibile. E quello che voglio raccontarvi è da imprenditore, perché non sono un accademico, è raccontarvi un pezzo dell'epica di People Rise, perché credo che dentro quest'epica di People Rise vi siano tante ginocchia sbucciate, però vi siano anche degli apprendimenti interessanti per chi magari vuole provare a fare il suo capolavoro, perché per me People Rise è il mio, è il nostro capolavoro, delle 12 persone che lavorano con me e sono convinto che come tutti i capolavori fatti da non artisti, sia molto capolavoro per noi, nel senso che abbiamo toccato la nostra creta, è nata una cosa di cui siamo innamorati, magari quelli che la vedono non sono così innamorati come noi. Però sono convinto, quello che testimonio è che se tu tocchi la tua creta del tuo capolavoro ti innamori. Questo è un po' perché sennò si diventa anche un po' presuntuosi. Allora, la storia di People Rise nasce con me proprio in questi giorni, 10 anni fa. A cavallo tra il 2008 e il 2009, quando dopo 20 anni di dirigenza ad altissimo livello in aziende molto importanti, ho sempre lavorato per fortuna in posizioni di primo livello rispetto a un amministratore delegato in aziende che avessero almeno 10.000 persone e ero convinto di essere intoccabile e mi viene comunicato che per me non c'è più posto e mi cade il mondo perché essere abituati al proprio buco nel formaggio, come si dice, è complicato trovarsi di colpo spiazzati, immaginarsi a casa in ciabatte aspettare qualcuno ti chiami, perché poi quello che mi prospettavo, il terrore che avevo era proprio questo, perché oggi è semplice, oggi sono 2009, purtroppo ha segnato un'epoca. E quindi oggi trovarsi nelle condizioni di dover cambiare lavoro è più semplice di 10 anni fa. 10 anni fa per persone nella mia posizione era veramente l'inizio di una epoca
esperienza di questo tipo. E me è toccata. E quello che ho deciso di fare era che era talmente dolorosa quell'esperienza che io volevo attivare un percorso per me e per l'uomo e per le persone diverso, quindi non più corporate. Ed è questo il motivo per cui nasce People Rise. E nasce con quattro speranze. La prima speranza era quella di diventare un laboratorio di innovazione sociale, organizzativa e di leadership. E questo poi nel tempo è significato che noi dedichiamo tempo ai nostri clienti per non più del 60% del nostro tempo, perché vogliamo avere il 40% di tempo per osservare, esplorare, studiare, capire, altrimenti non si può essere un laboratorio di innovazione. La seconda speranza era di essere internazionali, non tanto per essere snob, anche perché ho imparato a fatica l'inglese, quindi è stata veramente una grande fatica diventare internazionale per tanti aspetti, ma perché al di fuori dell'Italia c'erano moltissimi stimoli di diversità che potevamo ibridare e portare in questo paese. E la terza speranza era che come community avremmo, lo stiamo ancora facendo, è il lavoro più duro, le ginocchia più sbucciate sono lì, avremmo trovato il nostro modo di organizzarci, il nostro purpose, i nostri principi. Ed la quarta speranza era vogliamo esistere per almeno 100 anni. Anche lì, non per snob, ma perché dicevamo 100 anni è la garanzia attraverso la quale guardare People Rise come non nostra ma di altri. E se si vuole creare un percorso sostenibile dobbiamo pensare che quel pezzo d'azienda è un po' in prestito per noi, altrimenti diventi un po' troppo egoico, un po' troppo caporale per certi aspetti. E, come dicevo, il lavoro più impegnativo è stato il trovare un nostro modello di funzionamento. Difficile perché quando si vuole essere un po' disruptive, un po' fuori dai paradigmi, c'è questo, io lo chiamo la danza, questa danza tra l'individuo e il collettivo. E quindi se noi utilizziamo le forme organizzative che conosciamo, è tutto fatto, è tutto detto, magari possono anche non piacerci, però in quella piramide ci stiamo tranquillamente. Quando dobbiamo trovare invece un nostro modello nuovo con cui funzionare, escono tutte quelle dinamiche che chi vive il mondo associativistico conosce molto bene, per cui ci sono gli io, ci sono a volte dirompenti, scalciano, eccetera, poi c'è la visione e la coscienza collettiva che esce, e alla fine sono giunto e siamo giunti alla conclusione, al momento, fino ad oggi, che non esiste fermata. Cioè, il mindset per lavorare dentro organizzazioni che vogliono veramente cambiare i propri connotati dal punto di vista organizzativo è sapere ballare quella danza. E continuiamo a farlo ogni giorno. E lì ci siamo un po' rotti le ginocchia, perché non si può essere così artisti, bisogna cercare ispirazioni, bisogna trovare qualche riferimento. All'inizio non fu proprio così, eravamo forse un po' troppo folk, un po' troppo naif. E in questo ballo, in questa danza, c'è la vitalità e c'è l'agilità. La vitalità dell'essere impulsi individuali, con tutta l'imperfezione dell'essere individualità, e l'agilità di trovare poi invece una forma che si, in modo micrometrico, trova la sua adattabilità di giorno in giorno. Questo è un po' il modello che ci ha ispirato e a cui ci stiamo ispirando. E vi racconto due brevissime storie rispetto a questo ballo del io e del noi. La prima storia si rifà proprio a qualche mese dopo che fu fondata People Rise, quando arrivò in un ufficio in cui non c'erano ancora le lampade e c'era un cellulare, arrivò una richiesta di un lavoro sulla leadership da parte di un piccolo cliente veneto che ci offriva 5.000 euro. Furono i 5.000 euro più belli della mia vita. E con me c'era Marzia, una mia collega, che ora è mia socia e mia carissima amica, e con la quale discutevamo sul fatto che People Rise avrebbe dovuto essere un'azienda
paritaria, orizzontale, un po' collettiva, ispirata. E quindi quando arrivò questo lavoro io iniziai a lavorare. La prima cosa aberrante che feci fu realizzare 100 slide per questo povero cliente, perché quando non si sa il lavoro si fanno tante slide, normalmente. E quello che chiesi a Marzia fu: Marzia, siamo peers, non sono più il tuo capo, mi correggi un po' il lavoro, mi fai un po' da specchio, mi aiuti un po' in questo. E Marzia, che è una persona di una responsabilità incredibile, fece tutto. La mattina dopo si presentò da me e cominciò a dirmi: guarda, io questo lo... E il primo "io questo lo" fu un colpo. Come si permette questa di... E però insomma provai a resistere a questi cavalli che partivano dentro di me. Alla quarta correzione mi arrabbiai come la iena e la linea guida che mi guidava dall'interno era: ma come si permette questa di correggere uno che per 20 anni ha fatto il dirigente di importanti aziende? Io so, questo era un po' la guida nascosta. Quando penso a questo episodio mi rattristo, perché vedo l'Antonio che non avrei voluto essere, ma che ero a quei tempi. E quando ho raccontato a Marzia questa cosa che lei aveva, da persona in gambissima, rimosso un anno fa, io ho pianto come un bambino, proprio ho singhiozzato, perché veramente mi sono vergognato di quello che avevo fatto in quell'occasione. Salto velocemente 10 anni dopo, quindi qualche giorno fa, riunione tra soci, cominciamo a parlare di una voce di conto economico delicata, le note spese, che per noi era, girando un po' per l'Europa, è una voce importante. E abbiamo cominciato a dire: sì, dovremmo stabilire che la cena vale più del pranzo, ma il cumulo, ma se usciamo con un cliente. E a un certo punto abbiamo detto: ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo generato un'organizzazione che è fatta di attivisti e non di collaboratori, che andrebbero in piazza per noi. E qual è un principio reale, utile, semplice, che può aiutarci? E alla fine è uscito, non mi ricordo più da chi di noi, 5, cost consciousness. Creiamo coscienza di costo, dichiariamo che la regola per le note spese è coscienza di costo. Rendiamo trasparente quello che accade, facciamo qualche retrospettiva ogni 6 mesi per vedere cosa vuol dire questo tipo di voce per noi e impariamo da quello. Basta regole. Diamoci principi. Questo è un po' la cosa che mi ha colpito. E People Right sta funzionando dentro questa ricerca di semplificazione attraverso principi, tendenzialmente. E, per fare questo abbiamo alcune radici ispirative, e lo dico perché siamo in un contesto in cui una delle radici ispirative è il fondatore dell'Olivetti, e un altro è Rudolf Steiner, nella sua accezione più economica, quindi Live Good, un altro è Otto Scharmer dell'MIT con la sua teoria U, un altro è Frederic Laloux col suo reinventare le organizzazioni, un altro è Robertson con Holacracy. Quindi c'è veramente tanto materiale che ispira, ma la cosa più simpatica che ci piace fare, ci chiamano un po' anche i pirati delle teorie altrui, perché ci piace guardarcele, manipolarcele, ibridarcele, e da lì escono pezzi nostri di cui siamo, quei pezzi di creta di cui parlavo prima, che ci piacciono molto. E questo è il pezzettino epico che volevo portarvi a conoscenza. E c'è una domanda di fondo, molto breve, un minuto e la chiudo, ed è: ma possiamo supportare esperienze di questo tipo anche in altre organizzazioni? Come è possibile creare altri capolavori? E quello che ho osservato con la mia breve esperienza da consulente in questo caso è che si può fare ad un patto che ogni capolavoro venga riconosciuto come tale. Il copia e incolla in questo tipo di esperienza, a mio avviso, non esiste, sarebbe fake, sarebbe fuffa. Le matrici ispirative ci sono, e quindi non si dovrebbero fare gli errori che abbiamo fatto noi,
di mettersi troppo a fare i creativi e gli inventori, perché c'è tantissimo ormai, tantissima esperienza, tantissima letteratura che consente ad un imprenditore che lo voglia fare di ispirarsi e prendere i pezzettini per lui sostenibili in questo momento della sua, del suo contesto, della sua storia. E l'impulso, e qua era un po' perché questo è un pezzettino che mi è mancato durante tutta questa giornata a cui ho partecipato, e poi rimettere un po' al centro l'individuo, perché senza l'impulso individuale l'orizzontalità non si muove, o se si muove, si muove in modo molto confuso. E queste sono un po' le tre condizioni in cui uno può cominciare veramente a reinventarsi la sua azienda per come per lui è sostenibile reinventarsi, senza avere paura o temere di dover reinventare tutto. Cioè, si cambiano i pantaloni il primo giorno, magari il maglione rimane quello e non è un problema. E poi ho fatto questo tipo di considerazione, qualche giorno fa ascoltavo un epigenetista, non sapevo neppure cosa fosse l'epigenetica fino a qualche giorno fa, che mi ha raccontato come il DNA, che per me è una cosa che muta di generazione in generazione, la mia ignoranza, scusatela, ma lui mi ha raccontato invece che vivere in ambienti sbagliati può mutare velocemente il DNA, e nutrirsi di ambienti sani e di buon grano, di buoni pomodori, invece può mutare immediatamente il DNA. Io ho detto, ma in un'azienda il DNA qual è? Qual è il gene del DNA organizzativo? Ce lo dice la letteratura, è il meme sociale. E ogni azienda, ogni organizzazione trasversale porta il suo meme, il suo gene. C'è il gene convenzionale, c'è il gene X, il gene Y di McGregor, c'è moltissima letteratura su questo. E io mi sono detto, ma com'è possibile attraverso del buon grano modificare il DNA di un individuo? Visto che l'azienda è un organismo vivente, è possibile modificare l'organismo vivente nella sua genetica, nel suo meme? Sì, per me, perché People Rise è stata fondata da un gorilla ammaestrato che ha mangiato in quell'esperienza della giustezza, dell'amore, della sperimentazione, del rapporto con gli altri, tale per cui in 10 anni non se n'è pure accorto di non essere più gorilla ammaestrato, e si è trovato dentro un sistema che ha cambiato colore. E questo è la speranza, che anche qualcun altro cambi colore. Grazie, grazie davvero Antonio Di Stefano per questa testimonianza.